il Parco Labicano è la prima che è stata aperta, diciamo, no? Parco Labicano che dovrà essere praticamente esteso fino a via Policastro, avanti, fino al di giù, praticamente tutto ciò che vedete di fronte ai vostri occhi, che dovrebbero essere circa 13 ettari. Quindi diventerà un parco molto grande, molto bello. Per ora è stata aperta soltanto questa parte qui che abbiamo visto ora, che certo non è qualche cosa di eccezionalmente bello, però voi dovete considerarlo come un inizio e dovete soppesare come è stata fatta e come era prima. Cioè qui davanti a noi vediamo per esempio un campo di broccoli che è già stato espropriato come terreno. Mi sembra la condizione era in attesa del raccolto, cioè subito dopo il raccolto veniva tolto al vecchio affittuario, e comunque voglio dire non si presenta poi così male all'aspetto, mentre invece quest'altra parte qui era praticamente una discarica, cioè quelle aree dove poi si va a scaricare ogni tipo di rifiuto umano, e quindi cioè, il fatto di vederlo adesso così è un grande passo, perché prima era qualcosa di indecente. Dicevamo prima con la professoressa, dice il fatto della recinzione che costringe un po' la vivibilità del parco, no? Limitata ai viali, perché poi è tutto recintato. Però appunto, mentre in altre aree il prato una volta che è consolidato può essere calpestato, è comunque un danno, perché non so se fate caso nelle aree dove giocano a pallone, poi l'erba non c'è più, diventa una cosa arida, d'estate polverosa e brutta. Comunque qui voglio dire il prato non c'era, cioè è stato fatto un lavoro tipo questo qui che vedete, cioè adesso questa terra verrà con le ruspe distribuita, spianata, e alla fine avremo un piano, un livello sarà il piano d'appoggio dove andrà costituito il parco, però è terra, quindi lì praticamente è stato seminato il prato di uovo, si è buttato proprio il seme per far crescere l'erba, e ovviamente calpestandoci subito non sarebbe cresciuta l'erba, e allora è stato recintato in modo da non farci andare a gente. E comunque quello lì, cioè tutto quello che vedete, questa parte qui nuova, non è il parco Labicano che ci sarà nel futuro, perché praticamente è solo una cosa provvisoria, cioè su quest'area c'è un vincolo archeologico, cioè siccome è un'area ricca di reperti archeologici, praticamente ogni tipo di intervento, anche naturalistico, cioè piantare un albero, deve essere visionato dalla sovrintendenza archeologica, cioè non si può fare nessuna cosa senza che la sovrintendenza archeologica dia il benestare. Allora, siccome non c'è un progetto ancora, un progetto, cioè, sapete, è ciò che si pensa sulla carta di una cosa che deve nascere, che deve diventare, no? E siccome non è ancora espropriato tutta l'area, non ci può essere un progetto. Quindi il percorso doveva essere finire di espropriare tutta l'area, permettere ai tecnici di fare un progetto per tutto il parco e poi cominciare a fare il parco come era sul progetto. Ma questo avrebbe poi significato dei tempi lunghi e diciamo la possibilità di andare avanti, perché come vi dicevo in classe, il parco è costituito da 13 anni. Quest'area sulla carta era parco. Poi di fatto la gente che ci abitava, che ci abbiava, che c'ha le cose, ogni volta che si è stato a rompere baracche e baracchine e tutto quello che c'era qui in mezzo, e subito è stato costruito questo parco, che però non poteva essere fatto in maniera definitiva. Infatti se voi vedete per esempio le aiuole, sia qui sia di là, tutto ciò che crea queste aiuole, sono praticamente dei tufi che sono appoggiati in terra, cioè non c'è nessuna opera muraria, non sono stati assemblati con la calce, sono solo appoggiati o sovrapposti fra loro. Questo significa che domani, nel futuro, quando ci sarà il progetto, questo verrà tolto, cioè i sassi vengono tolti, la ghiaia viene raccolta, i viali non esisteranno più, la palizzata va via e viene creato il parco secondo il progetto finale.
quindi questa doveva essere una cosa immediata, subito, per dare un segno e dire ecco, questo è già fatto. Perché poi vabbè, c'erano molte voci intorno a questa cosa, voci che, come dicevo a lei, anche quella storia della fossa che hanno trovato, insomma parecchie resistenze di persone che avevano interessi propri poi per fermare l'attuazione di questo parco che è di tutti, che è pubblico. Quindi bisognava fare un intervento veloce e dimostrativo, cioè dire ecco, questo è il parco, è già Parco Labicano. Voi entrate, ecco, viene aperto la mattina, chiuso la sera, le persone entrano con i bambini, con le carrozzine, a leggere il giornale, è il parco, è aperto, è di tutti, e ha sembianze, come dicevo prima, non è qualche cosa di eccezionalmente bello, ma è comunque, ha le sembianze di un parco. Oh. Questa prima parte di parco è stata fatta praticamente in un mese e mezzo, più o meno. È stato creato dal niente questo piccolo inizio di parco. Un'altra cosa interessante, diciamo, prima di passare a vedere quale essenze poi ci sono sul parco, quasi tutte preesistenti, cioè che c'erano già prima di farlo, che costa dei soldi, più o meno soldi, che poi vanno a incidere su quanto verde magari c'è, cioè se una parte costa tanto e i soldi finiscono, vuol dire che magari non è possibile fare un altro parco, fare altre opere. E la cosa eccezionale, dicevo, è che questo parco è stato fatto in economia, come si dice, ovvero non c'è stato nessun appalto, è stato fatto dal Comune di Roma con il solo impiego del personale, cioè di noi giardinieri che stavamo venuti qua giorno dopo giorno. Chiaramente è stata una fatica maggiorata, cioè abbiamo fatto un po' più di fatica di quella che facevamo normalmente, e abbiamo fatto questo parco, ecco, mettendo lo stufo, prendendolo lì, portando la ghiaia e sparsa con i rastrelli, seminato l'erba, potato gli alberi, portato via tutta la ramaglia e tutta la robaccia che c'era. E quindi il costo di questo parco è stato molto, ma molto minore di quello che è normalmente per fare qualsiasi opera, perché non c'è l'appalto del privato. Vabbè, questo è la premessa, cioè per dirvi com'è nato, perché è nato così, perché magari non è proprio come dovrebbe essere. Quello che adesso andremo a vedere i nomi degli alberi che ci stanno. Quello che voi potreste fare, diciamo, è magari pensarlo, cioè pensare come potrebbe essere quest'area, questo parco. Cioè magari prendere carta e penna e disegnare un attimino come vi piacerebbe. Sempre considerando il fatto che, come dicevamo nella lezione, che un parco poi deve considerare degli spazi per tutte le persone, cioè qui dentro, come in ogni parco, ci verranno bambini, ragazzi, mamme con le carrozzine, persone anziane, persone che non possono correre, diciamo una varietà di cittadini, e ognuno ha delle esigenze. Quindi un parco deve essere pensato cercando di rispettare tutte le esigenze. Quindi un campo di calcio, un'area con le altalene e gli scivoli, una zona in disparte tranquilla, un'area dove portare i cani, e così uno non va calpestando cose sgradevoli, e così via. E così, insomma, secondo quello che voi immaginate che sia un parco. Questo potrebbe essere un lavoro interessante che voi potete fare, al di là della conoscenza, diciamo, dell'essenza.